Una volta rinnovato il patto con i due triumviri, Cesare può ritornare in Gallia e riprendere le operazioni militari. Innanzitutto, nello stesso anno 56, procede alla conquista dell'Aquitania, della Normandia e della Bretagna. Nel 55, un'altra grande impresa, l'attraversamento del Reno su un ponte fatto costruire appositamente. Ma Cesare non aveva ancora finito di stupire. Nell'anno 55 è il primo romano a mettere piede in Britannia. L'anno successivo, nel 54, sconfigge il re dei britanni Cassivelauno, anche se questo non porterà alla creazione di una vera e propria nuova provincia. Cesare continua nella sua impresa. Sono gli anni fra il 54 e il 53, quelli in cui nascono le prime insurrezioni delle popolazioni galliche, ma Cesare è pronto a sconfiggerle. L'anno decisivo è il 52, quando si solleva una intera confederazione di tribù galliche sotto la guida di un unico condottiero, Vercingetorige. Anche lui però sarà sconfitto durante la memorabile battaglia di Alesia, una battaglia che segna la fine di fatto della guerra gallica, con la consegna di Vercingetorige ai romani. Capo dei Galli si è arreso a Cesare. La guerra è finita. In realtà le operazioni militari proseguono anche nell'anno 51, per sedare le ultime ribellioni, le ultime rivolte. Nell'anno 50 Cesare è ancora in Gallia per dare un assetto ai vastissimi territori che ha conquistato. Se non che, alla fine dell'anno, arriva per lui un vero e proprio ultimatum da parte del Senato di Roma. Di che cosa si tratta e come reagirà Cesare? Lo scopriremo insieme nella prossima video lezione. La campagna di conquista della Gallia, pur tra alterne vicende, mise in luce la superiorità romana, dovuta a diversi fattori: l'abilità di Cesare nell'adottare tattiche e strategie diverse in relazione alle singole tribù, il ricorso a macchinari da guerra sconosciuti a quelle popolazioni, la disciplina e l'addestramento delle legioni, la capacità di costruire ponti, fortificazioni e altre opere per potenziare la difesa o rendere più rapide le manovre di attacco. Il costo umano dell'impresa fu altissimo. Centinaia di migliaia di galli furono uccisi e altrettanti ridotti in schiavitù. Cesare comunque aveva raggiunto il suo scopo e si era impadronito di un bottino immenso che gli permise di legare a sé l'esercito grazie anche a generosi donativi. Dopo 6 anni di guerra, egli, conquistando un territorio immenso, era riuscito nell'intento di eguagliare Pompeo, ottenendo quel prestigio e quella forza militare che non aveva all'inizio del triumvirato e che erano invece fondamentali per avere peso politico a Roma.